Un programma presentato da Fano Computer, da più di 20 anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate. Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto Agenzia Generale Unipolsai Aniballi Associati. Sede di Fano in via Delle Querce 11, Zona Excel Zuccherificio. Sede di Pesaro in via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi. Sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci. Carpenteria certificata. Lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniolo 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo puntata numero 27 del settimanale di Fano TV, anche la nona di questa seconda stagione. La Smart System si rilancia subito dopo il passo falso di Palmi Torna la vittoria in casa contro Modica e si prepara nel migliore dei modi al big match di giovedì a Macerate. Della Smart System ospitiamo questa sera il palleggiatore Pierpaolo Partegno. Buonasera e benvenuto. Ciao, grazie, buonasera. E il direttore sportivo Mattia Brunetti, nel suo caso, bentornato. Grazie Andrea, buonasera a tutti. Dicevamo di un immediato riscatto da parte della squadra virtussina. Si veniva da una sconfitta pesante perché un 3-0... Lascia sempre qualche segno, oltretutto la Smart System a Palmi è sembrata non essere mai veramente in partita quindi doppiamente difficile il compito alle prese tra l'altro con un Modica che veniva invece da quattro vittorie consecutive però tutto sommato credo Pattenio me la siete sbrigata bene. Sì, la partita di, di Modica ha lasciato un po di... veniva un po' da un amaro in bocca lasciato nella sconfitta a Palmi dove come detto te purtroppo non... Non siamo mai riusciti a prendere il ritmo gara e quindi diciamo, il risultato non è stato bugiardo. Avevamo voglia di riscatto e, questo secondo me, si è visto molto bene domenica contro, contro Modica, che veniva da un periodo molto positivo. E quindi, niente, ecco, era importante ritornare alla vittoria, fare tre punti per proseguire il nostro percorso. Va detto, tornando alla sconfitta di Palmi, che probabilmente la squadra. Eh, locale non si è ancora espressa sui suoi livelli, lo ha fatto in quell'occasione, poi domenica scorsa ha avuto di nuovo qualche problema, per il resto mi pare che la Smart System abbia dimostrato anche contro Modica di avere una cilindrata diversa rispetto a molte delle concorrenti ed anche a squadre come Modica che pure venivano annunciate appunto in un momento di forma decisamente convincente, Mattia. Sì, eh, abbiamo... possiamo vedere le immagini della gara. Abbiamo un organico importante, non ci siamo mai nascosti in questo campionato, eh, nelle partite in casa stiamo facendo prestazioni importanti, eh, stiamo dimostrando comunque sia quanto abbiamo preannunciato in fase di preparazione del campionato e in fase di mercato. Eh, un po' questa cosa viene a mancare in, in trasferta, però sono sicuro che troveremo il giusto abbrivio anche sulle partite fuori casa. Ecco, cosa succede fuori casa? In effetti, le prestazioni che avete prodotto al Palace Allende non sono in questo momento paragonabili a quelle che avete offerto fuori casa, dove anche quando avete vinto avete dovuto sopportare comunque dei blackout e comunque mai siete riusciti a prendere così decisamente il largo. Ma guarda, io penso che questa squadra, essendo eh, per certi versi molto giovane. Eh, deve imparare a giocare certe partite in trasferta, specialmente in questa gione sud che è, è molto complicato. Quindi io, io penso che sono fiducioso che la squadra crescerà di trasferta in trasferta e, e lo farà sicuramente a partire dalla battuta, perché la differenza enorme è quella che in casa portiamo parecchi punti in battuta e mettiamo molto in difficoltà la reazione avversaria e invece in trasferta ci viene meno. Quindi, io penso che sarà uno step di crescita a partire da quel fondamentale per poi ecco, sviluppare tutto quanto il gioco. E a proposito di battuta è anche una questione di punti di riferimento che al Palace Allende trovate agevolmente fuori casa meno? Sì, sì, chiaro, è una cosa normalissima quella. Di, infatti, in tutte le trasferte andiamo il giorno prima per poi poter fare una rifinitura nel campo dove, dove giochiamo. È, è tutta una questione di abitudine. Quindi, ecco, ripeto, il fatto che la squadra è giovane e sono sicuro che man mano che si faranno trasferte e partite di questo tipo la, la squadra crescerà C'è da rilevare che in questo girone dove magari tecnicamente non tutte le squadre sono alla vostra altezza e anche fisicamente però nessuna squadra si batte da sola se uno concede un dito spesso si prendono un braccio Mattia sì, è successo a Bari, è successo. Stava magari la prima giornata anche ad Alessandro, dove abbiamo fatto Tricasio, scusate, abbiamo fatto una bellissima partita, però nei piccoli momenti in cui siamo calati, eh, la squadra di casa, comunque sia, ci ha raggiunto e ci ha dato filo da torcere. C'è da dire che le trasferte sono lunghe, sono pesanti. Eh... È così per tutte, comunque sia, non solo per noi, non è sicuramente una scusante, però incide parecchio anche il fattore ambientale. Poi i campi del sud sono notoriamente più caldi, eh, e quindi ecco, mettiamoci qualche fattore in più che in trasferta si fanno comunque sia non rendere al massimo anche contro Modica, primo set vinto comodamente, secondo set condotto comunque con sufficiente autorevolezza, poi nel terzo, avanti comunque anche se di poco, tre match point di cui uno piuttosto agevole da trasformare almeno visto da fuori, però alla fine la spuntata Modica vi ha costretto ad una fatica supplementare. Sì, diciamo in questa fase iniziale del campionato eh, ce lo possiamo, non dico concedere, però è meglio che succeda adesso che non più avanti, quindi ecco che ci serve la lezione che in futuro in queste situazioni la squadra abbia un'attenzione un maggiore in queste situazioni, invece di perdere quel set, di, di chiudere la partita. Dicevamo del potenziale di questa Smart System è una squadra tecnicamente, ma dicevamo anche fisicamente molto ben strutturata. C'è chiaramente qualche aspetto da mettere ancora a fuoco, in particolare la condizione di Michalovic, che sappiamo è arrivato a ridosso del campionato dopo una lunga inattività, e che solo piano piano sta ritrovando fiducia nei suoi mezzi e, e un rendimento che è quello che poi vi attendete. Sì, è un giocatore. Esperto però ha diciamo, patito all'inizio eh, il diciamo, eh, perio lungo periodo di inattività perché dal periodo di aprile che è finito il campionato in Grecia fino a quando ha chiuso il contratto con noi verso fine, sette fine settembre-inizio ottobre eh, praticamente non, si è, non è potuto scendere in campo, quindi non ha fatto allenamenti con la palla, ha solo eh, come dire, utilizzato la sala pesi. E questa cosa su un atleta della sua struttura fisica è un po' come dire, non permette di entrare subito con, con quell'atletismo che servirebbe in questo campionato. Poi si tratta di trovare anche l'intesa, che non è che si improvvisi, e tra palleggiatore e opposto l'intesa fondamentale. No, quello sicuramente l'importanza del ruolo. E la diagonale in particolar modo nelle squadre è fondamentale, quindi lui essendo arrivato a poco più da una settimana all'inizio del campionato c'è stato poco tempo, però ecco stiamo, stiamo parlando molto per far sì che per accelerare un po' tutto quanto il processo di, di, di intesa in modo che vada migliorando sempre più velocemente. Mi pare che nel progetto di costruzione di questa squadra abbiate seguito uno dei criteri che ormai sono portanti nella pallavolo moderna, prendere gente grossa che tira forte. Sì, assolutamente. Siamo partiti da quelle caratteristiche, abbiamo cercato forze in battuta, eh, forza in attacco, magari un pochino più a discapito del primo tocco di, di, di ricezione, eh, però ecco, come dici tu, la pallavolo moderna si basa tanto sulla, sulla, sulla prestanza fisica, sulla forza e quindi è, è stata comunque sia una scelta ormai che segue una, una certa linea, che è questa ormai in tutte le squadre Tra i progressi che si sono evidenziati nelle ultime partite la difesa nelle primissime uscite questa squadra difendeva veramente poco invece ultimamente riuscite a tirare su più palloni e quindi ad avere più chance in ricostruzione Sì, la difesa è un aspetto su cui eh, stiamo lavorando tanto e, e siamo cresciuti, siamo, siamo migliorati eh, magari all'inizio un po' la pesantezza fisica eh, possiamo metterla come scusante ma che non lo è eh, perché la difesa fondamentalmente è atteggiamento e voglia di prendere la palla quindi ti dico sì, sono contento perché mh, lavorando bene in battuta agevolando il lavoro a muro anche la difesa sta avendo i suoi risultati quindi speriamo di, di continuare così L'handicap di un posto arrivato praticamente una settimana prima del campionato o giù di lì anche l'handicap di una squadra che comunque ha trascorsi a questi livelli non così importanti, nel senso che ci sono diversi giocatori che non hanno tutti questi campionati alle spalle, si giustifica anche così questo saliscendi di prestazioni? Ma diciamo sì, può essere, può essere una, una valutazione corretta, anche se sono giocatori che. Eh, pur avendo una giovane età hanno già un percorso magari, giovanile importante, hanno. è ovvio che poi la Serie A è tutt'altra cosa, però adesso per fare un nome Federico Roberti ha, ha esperienze ormai importanti anche con la nazionale, quindi eh, e quello del campionato di Serie A è un adattamento ma che dovrà avvenire naturalmente. E, io credo che sta, stia comunque sia, eh, si sta già vedendo perché sia eh, Merlo piuttosto che eh, Federico Roberti, piuttosto eh, che i due centrali, stanno dimostrando comunque sia di valere ampiamente la categoria. I risultati di questa prima tranche di campionato mh, credo abbiano rispecchiato quanto è espresso in campo, credo che l'unico vero rammarico vostro non sia tanto legato alla partita di Palmi quanto a quella di Sorrento. Sì, chiaramente la partita di Sorrento. Eh... Siamo, siamo usciti un po' delusi, di certo eravamo delusi perché una partita che si poteva tranquillamente vincere e portare a casa tre punti in un campo, molto un campo molto difficile, e poi ti ritrovi a uscire con zero, è normale che quello è il più grande dispiacere. Eh, però ripeto, il campionato è così, bisogna lottare ogni, ogni partita, perché non puoi concederti niente che le squadre sono lì pronte a prenderti anche un punto. E diamo un'occhiata ai risultati dell'ultimo turno con l'apposita tabella, con eh, Macerata, di cui parleremo tra poco, che continua a vincere. Lo ha fatto anche proprio a Sorrento: Smart System che, grazie al successo su Modica, consolida il secondo posto. San Giustino tiene in qualche maniera il ritmo, grazie al successo al tie-break eh, su Lecce. Mentre per quello che riguarda Napoli, si rilancia a spese di Sabaudia, che è in grandissima difficoltà, ed è, è il, fatto, il fatto è documentato anche dalla con l'allenatore Giombini mentre il Lago Negro osservava un turno di riposo classifica con eh, Macerata che ha 4 punti di vantaggio sulla Virtus e 7 addirittura su San Giustino poi vengono tutte le altre fino appunto a Bari, Casarano, Marcianise e eh, Sabaudia dicevamo di Macerata giovedì ci fate i conti vi siete incrociati in precampionato è una squadra costruita dichiaratamente per primeggiare ha ah, sulla banchina Alex Castellano come Valuti Banca Macerata e cosa pensi che succederà giovedì sera? È una squadra costruita, come hai detto tu, per vincere il campionato. Una squadra esperta. Giocatori che comunque sia nei momenti di difficoltà possono uh, trovare quei colpi che possono risolvere la situazione. Eh, partono dalla battuta dove sono molto aggressivi. Eh, e sicuramente daranno, ci daranno grande filo da torcere anche perché poi. Anche gli anni passati giocare a macerata è sempre, ci ha dimostrato che è estremamente difficile, eh, però credo che abbiamo le nostre buone chance, ci potremo giocare tranquillamente le nostre carte e io dico che il risultato è totalmente aperto. Insomma. Credo che anche per te conosca bene macerata, anche perché voglio dire, è area di casa. Eh, che giudizio ti sei fatto di questa squadra? Sì, abbastanza aria di casa, dai. Eh, no, la squadra sicuramente è stata costruita per stare nei primi posti in classifica, quindi eh, sarà una partita, una partita importante perché ci permette, con una vittoria, di avvicinarci a loro e di conseguenza di eventualmente staccarci nel caso di sconfitta. Quindi ti dico, noi secondo me dobbiamo pensare al nostro gioco che sta crescendo di partita in partita. Quindi... Mh, se noi riusciamo a esprimerci come stiamo facendo nelle ultime partite, lasciamo quella di Palmi, eh, non, non dobbiamo tanto pensare all'avversario, dobbiamo fare bene le cose che noi riusciamo a fare bene, e evitare quei piccoli blackout che ci stiamo lavorando e sono sicuro che verrà fuori una bella partita e ci potremo togliere grosse soddisfazioni. È ancora presto per tirare conclusioni definitive, però la classifica bisogna guardare anche in ottica Coppa Italia, perché soltanto le prime quattro avranno la possibilità di giocarsela. Sì, eh, infatti rispetto alla classifica che abbiamo le visto. Prime qui, 4 termine, eh, le prime quattro al termine del di andata specifico. Assolutamente. Le prime quattro, noi a Macerata abbiamo una partita in più rispetto a San Giustino e Lago Negro. Eh, passano il turno eh, le prime quattro del girone di andata, eh, però ecco, arrivare nei primi due posti vuol dire giocarsi la bella, l'accesso alle final four direttamente in casa a gara secca. E quindi, Visto sai, il rendimento che avete espresso non è un aspetto di poco conto Assolutamente no, infatti eh, eh, sarà un percorso estremamente difficile eh, rimanere nei due primi posti perché abbiamo la partita di Macerata poi abbiamo il turno di riposo, eh, giocheremo in casa con Marcianise e poi andremo a San Giustino il giorno di Santo Stefano andremo. quindi abbiamo due scontri diretto per mantenerci in, diciamo, nei primi due posti della classifica Mm, come ha detto Pierpaolo, dobbiamo pensare molto a noi perché se dimostreremo, continueremo con questa crescita, ecco, uh, ci possiamo divertire quest'anno. Al di là della Coppa Italia, una classifica che va filtrata attraverso la luce dei playoff perché l'esperienza dell'anno scorso insegna Smart System, allora Vigila, che domina letteralmente la stagione regolare in lungo e in largo, poi nella fase finale, complice anche qualche disavventura fisica, eh, non si è arrivati all'approdo sperato. Sì, io, in, con questa formula io penso che i conti si fanno alla fine. Quindi ad oggi essere primi, secondi, terzi, quarti cambia relativamente. È normale che vedere la classifica e stare più in alto possibile fa piacere, però ripeto, secondo me i conti si fanno alla fine: bisogna arrivare fisicamente bene e pronti. E arrivare primo o arrivare a fare il playoff, ma avere una grande forma fisica vale, vale molto più quello. Quindi eh, il percorso è lungo ancora. Ad allenare la Smart System, come è noto, è Paolo Tofori che quando giocava da palleggiatore qualcosa di buono ha combinato, come essere allenato, tu palleggiatore, da uno che ha fatto il palleggiatore a quei livelli. No, sono contento, infatti quando eh, Mattia quest'estate mi chiamò comunicandomi il nome allenatore, poi mi sono anche sentito con Paolo, mi eh, ha fatto, fatto molto piacere Perché comunque avere un allenatore eh, che è stato il ruolo che io ehm, sicuramente... È una marcia in più, sa darti qualche consiglio in più che magari da fuori vede, ma già sul campo c'è stato con quel ruolo. Grazie a Pierpaolo Partegno, palleggiatore della Smart System, grazie a Mattia Brunetti, direttore sportivo della società Fanese, noi vi aspettiamo fra qualche istante. E adesso il calcio con il campionato di Serie D. Toccherà dunque a Giovanni Cornachini il compito, tutt'altro che semplice, di far risalire l'alma dal fondo della classifica, posizione nella quale la formazione granata è scivolata dopo la sconfitta di domenica con il Roma City. La decisione del presidente russo. Ufficializzata nella mattinata di ieri, Cornacchini ha sicuramente la conoscenza del mestiere e della piazza che possono consentirgli di centrare questa piccola impresa. Tra l'altro, ha visto all'Opera l'Alma in diverse occasioni, come ci aveva raccontato nostro ospite qualche settimana fa. Cornacchini, che ovviamente valuterà più approfonditamente l'organico in questi giorni e suggerirà alla società Granata le operazioni da compiere perché al di là del cambio di allenatore Cornacchini succede al duo Rondina Spendolini che a sua volta aveva eh, rilevato la responsabilità tecnica della squadra da Scorsini ha bisogno di additivi sul mercato di uomini che possano apportare un valore tecnico aggiunto in grado di aiutare eh, Cornacchini a riguadagnare eh, posizioni vediamo le immagini di domenica scorsa, quando a Riano la formazione granata, subendo un gol per tempo nei passaggi chiave delle due frazioni di gioco, si è resa ad un Roma City certamente più dotato dal punto di vista strutturale e anche squadra che naturalmente ha dalla sua una spinta che l'Alma, in questo momento, sembra aver perso. La formazione granata, che si era distinta nella prima parte della stagione per non prendere gol, adesso. Ne subisce in pratica un paio a partita senza che, nel frattempo, sia aumentata la pericolosità offensiva sul campo del Roma City. Praticamente un'unica palla gol, quella che vedremo tra poco, costruita nel finale improprio da Tenko Ranke, e sventata dal portiere avversario. Alma che, nell'occasione, era anche priva di Urbinati, che con la sua esperienza, la sua praticità e anche la sua fisicità è in grado di fornire garanzie ad una formazione che da questi punti di vista non è così dotata. Classifica e risultati, cominciando da questi ultimi, mentre finiamo di vedere le immagini della gara di domenica scorsa con la seconda rete del Roma City, dicevamo di risultati che vedono per quello che riguarda la lotta al vertice, la Sammeredettese, perdere a Campobasso con i Molisani che tornano a far la voce grossa, perde invece il Chieti in casa con il Notaresco mentre l'Aquila regola il vasto Girardi. Altro passo in avanti del Fossombrone che soffre sul campo dell'Atletico Ascoli ma porta a casa un pareggio prezioso che dà continuità ad un campionato sinora al di là di ogni aspettativa mentre finisce 2 a 2 la sfida fra Vigor, Senigaglia ed Avezzano. Classifica decisamente impietosa per. L'Alma che è vero sul campo avrebbe ottenuto 15 punti e sarebbe fuori dal giro playout, ma deve fare i conti con una realtà che la colloca all'ultimo posto in classifica con Vasto Girardi, Termoli e Matese. Un punto più avanti atletico Ascoli, Tivoli e Real Monte Rotondo. La quota salvezza non è affatto lontana ma bisogna rimettersi a far risultato sin da domenica prossima in occasione della gara del Mancini contro il Sora. E passiamo ora al campionato di Eccellenza. Campionato ancora da decodificare, nonostante di partite se ne siano giocate diverse. Molte le squadre che hanno avuto sinora un rendimento contraddittorio, ancora non si capisce quali siano i veri padroni di questo torneo. Comportamento contraddittorio che ha contraddistinto sinora anche l'Urbania, matricola di questo campionato di Eccellenza, di cui ospitiamo stasera Mirko Miccioli, allenatore della squadra Durantina. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E Stefano Maggi, direttore sportivo. Ci eravamo lasciati nel bel mezzo del campionato di promozione in cui l'Urbania, pur scontando una partenza rallentata, si era subito distinta come protagonista, e al termine di quel campionato e attraverso i playoff l'Urbania è approdata al campionato di Eccellenza. O Miccioli, cosa rimane di quella esperienza sicuramente molto proficua e anche gratificante? Ma, tanta felicità, tanta soddisfazione per tutti perché era un campionato che dovevamo assolutamente eh, vincere, l'abbiamo vinto, credo con merito, anche se poi l'abbiamo vinto ai playoff. Siamo stati tutti contenti, ma io soprattutto ero contento per i ragazzi, per la società e per eh, la città, il paese, come lo vogliamo chiamare. Perciò è stata una cavalcata importante, bella, gratificante in tutto e per tutto. Un risultato dunque voluto, quello dello scorso anno, maggi. E per centrare questo risultato vi eravate anche attrezzati? Sì, sicuramente avevamo la scorsa estate, dopo una retrocessione che non dimentichiamocelo, lascia, può lasciare sempre degli strascichi. Invece, la società eh, è ripartita subito forte, dandoci la possibilità di costruire una squadra importante per quel campionato di, di promozione che abbiamo affrontato l'anno scorso. Chiaramente la partenza è stata sì un po' a rilento, avevamo di fronte anche una squadra come il K Sport Montecchio che ha fatto una marcia incredibile, però nel finale, come diceva poco fa il mister, attraverso i playoff anche la nostra è stata una marcia importante e abbiamo riconquistato questa categoria che tutta la società voleva, tutti i tifosi volevano, tutti i ragazzi volevano e siamo contenti sicuramente di aver ottenuto un risultato. Non scontato, ci tengo a sottolinearlo, ma, ma comunque molto, molto importante. Di solito dopo un campionato vinto si punta spesso a eh, confermare l'intelaiatura che tanto bene ha fatto perché di solito anche in un campionato superiore avere la stessa identità, la, gli stessi giocatori per gran parte porta qualche risultato. Nel vostro caso non è stato possibile, Maggi? No, non è stato possibile innanzitutto. Abbiamo terminato la stagione molto tardi perché la finale che abbiamo giocato a Osimo contro il Monturano è stata il 17 di giugno. Gran parte delle società soprattutto di eccellenza si erano già mosse, si, erano, si stavano già attrezzando. Noi ci siamo trovati con dei ragazzi eh, che avevano contribuito in maniera importante alla, alla cavalcata dell'anno scorso a fare delle scelte diverse chi per motivi familiari, chi per motivi lavorativi, quindi ci siamo ritrovati a dover praticamente ripartire, non ti dico da zero, ma quasi, andando a eh, prendere dei giocatori funzionali per quella che è la nostra realtà, per quella che è la nostra anche idea di quello che si voleva fare in questo campionato. Sicuramente siamo riusciti a portare ad Urbania dei giocatori che si stanno rivelando importanti. Dopodiché, eh, cosa è successo? È successo che nel giro di un mese abbiamo subito quattro infortuni molto, molto importanti perché quattro ragazzi hanno rotto il crociato. Record. Bel record, bellissimo. <ride> e nelle ultime settimane abbiamo perso anche il nostro portiere, titolare, anche lui per infortunio. Quindi ci siamo ritrovati tra novembre e adesso dicembre a dover comunque sostituire questi eh, giocatori che per noi erano giocatori assolutamente importanti. E in qualche modo ricostruire la squadra? Non ti dico ricostruire in toto, ma comunque andare rimodellarla, a, ehm. a rimodellarla anche in base a chi eh, purtroppo ha terminato anzitempo la stagione. Quindi diciamo che st sono stati e dei senza mesi... avere questo bacino di scelta così ampio? No, perché Urbagna comunque logisticamente non è, non è proprio dietro l'angolo, però siamo contenti di chi, di chi abbiamo perché sono giocatori funzionali, giocatori bravi, giocatori che ci stanno dando una mano e giocatori che stanno portando anche nel nostro spogliatoio esperienze pregresse, che vengono alcuni da altre regioni, alcuni da altri campionati, quindi stiamo creando un bel mix tra chi comunque c'era anche l'anno scorso, i ragazzi del posto. E chi è arrivato da fuori che si è subito comunque integrato e i risultati, diciamo che sono sotto gli occhi di tutti. Gli infortuni si sa, vanno messi in qualche modo in preventivo, però se sono tanti e tutti nello stesso momento, insomma complicano la vita di un allenatore perché poi quest'Urbania era partita in maniera straordinaria: quattro vittorie nelle prime quattro partite, primato in classifica, poi in concomitanza con questi contrattempi i risultati sono venuti meno. Due punti in sette partite, se non vado errato. In quel momento lì, Omicioli, eh, è stato importante, credo, restare sul pezzo, aspettare in qualche, in qualche modo che passasse la nottata. Beh, certamente, siamo partiti molto, molto bene, quattro partite, quattro vittorie, poi credo anche che ci sia stato un calo mentale, non solo eh, il discorso degli infortuni, che sono importanti, di giocatori importanti e tutto quanto, però... Dico la verità: i ragazzi si sono sempre impegnati, hanno fatto sempre prestazioni importanti. Sono mancati poi i risultati. È normale che quando ti vengono a mancare dei pezzi che non puoi sostituire, perché nella rosa magari non hai sempre i doppioni, cioè il doppio. E poi in Eccellenza eh, non si possono avere cose ecco, così profonde. Perciò, qualche difficoltà l'abbiamo avuto. Siamo ancora convalescenti, perché ti dico che siamo convalescenti anche se nelle ultime due partite. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto quattro eh, punti, ci abbiamo messo più fame. Io dico questo, eh, non voglio dare alibi agli infortuni che poi in una stagione possono starci, possono esserci. e eh, Abbiamo fatto quello che potevamo perché comunque abbiamo preso dei ragazzi, perché abbiamo preso Salvi, abbiamo preso Zingaretti, giocatori che nelle loro rispettive squadre avevano poco spazio metterli dentro non è stato facile perché comunque si dovevano inserire bene, però e anche riacquistare fatto... magari ritmo, come anche nel il ritmo Zingari. partita tutto quanto non è stato facile però l'hanno fatto bene e sono molto soddisfatto di loro ma anche come li abbiamo fatti integrare dentro il gruppo il gruppo è forte, eh, mi piace come lavora tutto lavoriamo in maniera intensa tutta la settimana facciamo partite importanti poi i risultati eh, Possono venire o non venire perché gli episodi poi qualche volta ci hanno dato anche contro e secondo me non siamo stati nemmeno totalmente fortunati. Però adesso abbiamo ripreso, abbiamo vinto una partita importante come domenica scorsa alla San Giustese. Domenica abbiamo fatto un punto altrettanto importante. Possiamo vedere le immagini della partita di Castelfidardo. E, e sicuramente dovremo dare continuità. Adesso alla sosta ci sono due partite che dovremmo prendere più punti possibili. Il ruolo della società in questo momento è difficile perché due soli pareggi, appunto, nell'arco di sette partite rappresentano un bottino molto magro, magari dopo quell'inizio scoppiettante ci si aspettava qualcosa di più, l'importante è tenere la barra dritta. Sì, no, dal punto di vista nostro non possiamo che ringraziare la società che ci è sempre stata vicino sia nei momenti positivi ma anche soprattutto. Nei, nei momenti negativi, una società sempre attiva, sempre presente, sempre partecipe, che non si è tirata indietro anche in questo momento, nelle ultime settimane in cui per forza di cose la rosa andava integrata, andando perlomeno a sostituire quelli che purtroppo, come dicevo prima, non possono più far parte di questa stagione. Quindi il segnale della società è stato forte perché, come diceva il mister, sì, abbiamo preso Salvi, abbiamo preso Zingaretti. Abbiamo due portieri. Pre abbiamo preso due portieri, sia Staffoggia che Urbietis. Urbietis comunque è un portiere che eh, nelle marche qua aveva ottenuto Trascorsi risultati importanti. importanti, con il Matelli e con la Re Canatese. Per ultimo abbiamo preso anche Mistura, un ex fano, quindi un giocatore anche lui importante per questa categoria. Niente da dire alla società, onestamente. Eh, la ringraziamo perché ha fatto uno sforzo ulteriore come aveva fatto quest'estate dandoci la possibilità di prendere giocatori importanti adesso sta a noi eh, cercare di tornare ad essere non ti dico quelli delle prime giornate perché vincere tutte le partite e soprattutto in questo campionato vincere quattro partite di fila ti garantisco che è molto molto complicato in, in pochi ci riescono però quello che cerchiamo noi è un, è un equilibrio una continuità di risultati per Poterci giocare domenica dopo domenica le nostre carte con tutte le squadre, indipendentemente se si gioca con l'ultima in classifica o se si gioca con le prime. Sono convinto che questa è una rosa che al completo, e credo che nel giro di qualche settimana torneremo ad esserlo. Può giocarsela alla pari con tutte le squadre di questo campionato. Quattro punti nelle ultime due partite: vittoria sulla San Giustese e poi il pareggio di Castelfidardo. Due avversari alla portata, due avversari che navigano nella classifica di destra. Però, quando si arriva a certi appuntamenti, con un trascorso eh, così eh, duro, due punti in sette partite, non è mai semplice. No, non è stato semplice anche perché erano squadre, sono squadre importanti, con giocatori importanti, perciò sono, due partite, sono state due partite difficili dove noi venivamo da un periodaccio, perciò le abbiamo giocate con uno spirito, credo, più battagliero, più... Più concreti, più attenti, più concentrati. Abbiamo fatto due partite buone, ottime, secondo il mio punto di vista, anche se quella di domenica poi è stata una partita a dire la verità non bella sotto tutti gli aspetti, però a noi serviva dar continuità ai risultati, ci serviva non, eh, non perdere e soprattutto non prendere gol nelle ultime, in queste ultime giornate, perché ne stavano prendendo troppi a me questo non piace e poi si riparte sempre da lì quando S le cose non S vanno bene. si riparte bene. sempre da lì perché comunque devi trovare compattezza devi trovare eh, certezze e noi in queste due partite sembra proprio che le stiamo ritrovando e adesso domenica c'è la Jesina che è una squadra che ha entusiasmo eh, ha vinto una partita importante contro la Maceratese perciò non sarà facile queste ultime due partite tra Jesina e Montefano sono partite credo toste dove ci dovremmo trovare pronti eh, cercando di recuperare anche qualcuno che è in convalescenza ancora. I risultati dell'ultima giornata, era la tredicesima con eh, appunto la vittoria del prossimo avversario Lo Jesi sulla Maceratese, squadra nobile che aveva ambizione ma che sta facendo fatica ad emergere, da segnalare anche il nuovo esploat della Civitanovese che si sta delineando forse, come l'aspirante la la più accreditata al salto di categoria, sta risalendo anche il Tolentino. Sinora, però, si fa fatica, come dicevamo all'inizio, a individuare chi veramente possa mettere le mani su questo campionato. L'esempio fornito dal Montegranaro, che era partito malissimo, anche cambiato allenatore, e poi. È riemerso anche se poi domenica ha inciampato sul campo del Montecchio che è un'altra di quelle squadre che era attesa a ruolo da protagonista ma anche il Montecchio, qualche problema l'ha incontrato Maggi. Sì è un campionato molto molto equilibrato, un campionato dove ogni domenica ci sono tanti pareggi, forse questa è una delle giornate con meno pareggi perché ne sono stati fatti tre su otto partite, ci sono state anche delle giornate in cui su otto partite abbiamo avuto sette pareggi, quindi è un campionato... Equilibrato, eh, ogni partita viene spesso decisa anche sugli episodi, su un po' di fortuna e sfortuna. È un campionato dove chiunque può dare fastidio, sia che ti chiami Civitanovese, sia che ti chiami Maceratese, ma anche se ti chiami Azzurracoglio o Monturano. È un campionato dove si segna anche poco, quindi bisogna... Stare attenti, concentrati per tutti, per tutti i 90 minuti e come diceva il mister, importantissimo subire pochi gol, che è un po' la prerogativa di questo campionato e anche una prerogativa che cerchiamo anche noi di metterci bene in testa perché la solidità difensiva è alla base dei campionati e in particolar modo in questo campionato dove anche gli attaccanti, seppur ce ne siano tanti, e di valori importanti, con valori importanti fanno fatica, fanno fatica ad andare in rete. Classifica adesso con la Civitanovese davanti al Montegranaro e all'Urbino, che forse in un campionato in cui si fa fatica a, a indovinare una serie è la squadra che si sta distinguendo per continuità se non altro. Poi Chiesa Nuova e Montecchio Gallo è la classifica Omiccioli che ci si poteva grosso modo attendere, e la classifica dell'Urbania, che è la prima tra le squadre della classifica di destra era quella che ci si poteva attendere? Sì, io dico, cioè, i valori sono questi, se i numeri sono questi, è giusto che sia così la classifica, però vedo anche squadre un po' più attardate che sono state fatte in una certa maniera per, per provare a vincere come Maceratese. La San Giustese sono squadre che dovevano stare dalla parte opposta, anche se poi nella prima, sulla sinistra Civitanovese, Montegranaro, Urbino, tutte queste squadre che sto elencando sono squadre forti, squadre importanti. Noi secondo me possiamo anche stare nella parte sinistra, però con tutti gli effetti, stando tutti bene, come eravamo le prime giornate. Però non è facile perché comunque la Maceratese che ha 17 punti mi fa pensare, la San che ha 8 punti mi fa, mi fa pensare che è un campionato sì equilibrato ma che si deve stare proprio attenti perché guardando le rose, guardando i nomi che hanno queste squadre sono nomi importanti, giocatori importanti, società di blasone importante. Noi non è che non ce, ce l'abbiamo il blasone, anche perché l'Urbania qualche anno fa, magari la lontano, la sua storia ce l'ha, perciò io dico che è un campionato da stare lì, cioè da stare lì attenti, sempre concentrati, partita dopo partita, perché questo è un campionato che si può vincere con tutti e perdere con tutti. E si non è un avere, modo di dire. Si può avere dei momenti negativi e positivi, però bisogna saperli vivere. Noi questo momento negativo l'abbiamo subito per tanti motivi e cercheremo in tutte le maniere di riprenderci come stiamo, sembra, facendo. Grazie a Mirko Miccioli, allenatore dell'Urmagna, grazie a Stefano Maggi, direttore sportivo. Noi torniamo fra poco. Non sono pochi 60 anni e li ha compiuti in questo 2023 il Judo Club Fano di cui accogliamo questa sera il presidente Andrea Mencucci, buonasera e benvenuto. Buonasera. E il dirigente allenatore, istruttore… <ride> Chiamatelo come volete. Attilio Mascarucci, buonasera e benvenuto buonasera. a tutti. Buonasera. Dicevamo 60 anni perché il Judo Club Fano è stato fondato nel 1963. Una lunga storia fatta naturalmente di eh, vicende varie, con periodi magari più profiqui ed altri più sofferti. Come è nato il tutto? Andrea Mencucci, che magari nel 1963 uh -huh. non c'era ancora, che però negli anni successivi ha cominciato ad assaporare questa atmosfera. Eh, sì, nel 1963 ero già nato, <ride> eh, però non, non c'era ancora il Judo Club Fano perché ho cominciato nel 69, quindi eh, diciamo che ho visto le vicende sempre in prima persona, da, da qui, quasi dalla fondazione fino a oggi, quindi... Eh, allora, il Judo Club Fano è stato fondato da maestro De Santis e da Alberto Beretta che erano due militari, il De Santis era il maestro e... E Beretta era il presidente e io vi ricordo che la, la palestra era nel, in via Montevecchio dove abbiamo cominciato sia io che Attilio. Possiamo vedere intanto qualche immagine non so se prettamente di quell'epoca comunque siamo lì insomma, nei dintorni. Sì, casomai. Eh, questa è una delle foto più vecchie che abbiamo eh, sono questi, questi bambini sicuramente sono più grandi di noi eh, Avranno, penso, 70. Eh, una settantina d'anni adesso. Eh, I pionieri, chiamiamoli così. Sì, i pionieri, pionieri, questa è una delle prime foto che abbiamo in archivio, eh, anzi forse è la, più, è la più vecchia, dovrebbe risalire al 65 se non sbaglio. E, niente, mi sembra che sia era un, un incontro a squadre o comunque un incontro con Pesaro, oh, c'era anche Osimo, ci dovrebbe essere anche qualche articolo in archivio di, questa, di questo evento e niente quindi dicevo questi anni erano molto pionieristici a Fano non c'erano tanti sport, non c'erano impianti quindi praticamente molti venivano a far giudo e la palestra era un piccolo locale ecco qua qui abbiamo Franco Mascarucci eh, che è stato il primo campione eh, del giudo clefano e... che Attilio Mascarucci conosce bene eh, eh, sì, è, è il cugino di Attilio sì e niente, questo è stato il primo campione. Doveva andare all'Olimpiadi, poi, dopo per qualche motivo. l'Olimpiadi è... del, del 72. Del 72, sì. 82, esatto. Il ginocchio, pure nel ginocchio. Ah, ecco, sì. Eh, L'allenamento si era fatto male. Credo. E quindi. Sì, era, è stato un talento proprio. Che atmosfera si respirava in quel periodo? Ah. Eravate visti come dei marziani oppure no? No, insomma. Eravamo, bah, eh, tempi bellissimi, ecco qua, questo sono io e, e Simone Vecchione che purtroppo non eh, c'è più. Non più. Eh, avevamo una gara, anzi erano era i giochi della gioventù a Bologna del 72, anche qui, quindi anche questa è una foto storica. E sì, che ambiente c'era? Cioè, ci si divertiva, era un punto di incontro, era, non avevamo all'epoca... anche il piacere della scoperta per una disciplina come sì, quella nuova. Sì, certo. E io ricordo ecco, questo, questo gruppo di amici, che andavamo in palestra, ci divertivamo. E qui siamo, ad esempio, negli anni, questo credo che sia il 76... E qui eravamo nella palestra di, di via Montevecchio sopra la sede degli scout e quel signore alla destra con la cintura nera era appunto il maestro che ha sostituito poi il maestro De Santis che si chiama Londei Domenico è stato Allora poi. figlio Mascarucci chiedo cosa l'ha portato a scegliere il judo? Allora io principalmente noi di famiglia perché avendo mio cugino già che era eh, che faceva giudo che stava venendo fuori come campione e quindi io e mio fratello siamo andati proprio, io i miei cugini, eravamo un po' a tutti rimorchio. in palera col maggiore Berretta, avevamo una parentela con il presidente e ci ha portato tutti in palestra. E da lì non ho più lasciato, ho avuto una parentesi sul calcio, ma più che altro ecco, ho continuato col judo. È rimasto concentrato sì, su questa disciplina? Sì, perché è una disciplina che all'inizio magari può sembrare anche un po' ostica. ostica, non è per tutti, però, più uno la pratica, e più viene voglia di praticarla. Più Cosa insegna il judo? Uno così eh, da fuori potrebbe essere indotto a dire grande senso della disciplina grande rigore, grande applicazione anche fair play. Aff, è così. Molto disciplina fair play, sì. Così Mencucci. Allora, c'è il motto della Federazione Europea di judo che dice che il Giudo è molto più di uno sport. E... Quindi questo è tutto, nel senso che il judo è, per noi è, è il senso di essere, insomma, è scuola tutto. Scuola di vita. È, è tutto, cioè quando un judoka uno lo è 24 ore al giorno, 12 mesi all'anno, cioè non, non esiste, cioè, uno si comporta sempre da judoka, e quindi il judo è tutto. Ci sono delle attitudini particolari che vengono richieste a chi pratica questo sport? No, non no, tutti lo possono praticare. Possono praticare tutti. In palestra possono venire tutti, dall'adulto, dai bambini, da chi ha più problemi. Noi abbiamo avuto in palestra anche dei, dei bambini e delle persone con problemi di handicap e riescono a integrate... cosa vengono integrati tutti nel, nello sport. Sì. È uno sport pericoloso? Assolutamente no. Anzi, eh, diciamo che invece si insegna a. Eh, eh, controllare l'avversario e quindi assolutamente no, eh, la prima cosa che si insegna è quella del rispetto dell'avversario, quindi proiettarlo, buttarlo giù, come si dice eh, così, in eh, parole povere, ma sempre eh, no, senza fargli male. E comunque le, no, eh, le prime cose che si imparano sono le cadute, per cui uno sa cadere e riesce non, a non farsi male, quindi a tutti il ricolpo no, della caduta sul tatami, sulla materassina da judo. Veniamo all'attualità, come si sviluppa oggi nel 2023 l'attività del Judo Club Fano, in quali impianti e quale risposta trovate dai ragazzi, dai bambini delle nuove generazioni? Allora, in questo, da un paio d'anni abbiamo due sedi, abbiamo la sede storica che è quella in via della Pineta, che è questa che si vede appunto nelle immagini. E da, Quella della scuola elementare sì, della primare, Decio Raggi, eh, sì, questa è una, una sede che abbiamo praticamente quando l'hanno costruita per una convenzione che abbiamo avuto con la scuola ci siamo eh, insediati lì e siamo tuttora lì. Quindi sono esattamente 20 anni che siamo lì perché la, 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 De, la palestra della Decio è stata costruita nel 2003, cioè è stata data in consegna nel 2003. E noi avevamo anche una convenzione precedent precedentemente con la direzione didattica, facevamo Judo con una, in, una, in un localino dentro la scuola dove eh, facevamo solo per i bambini della, della scuola. Poi dopo, quando appunto questa palestra è stata data alla scuola, abbiamo sempre con ovviamente una convenzione col comune di Fano e la scuola, abbiamo potuto appunto impiantare questa, questo tatami che è di estremo interesse per la scuola perché appunto eh, prevede, no, attutisce le cadute, quindi no, anche eventuali incidenti da, da caduta sono, eh, diciamo... Eh, si previene si, esatto, quale, qualche si tipo si di conseguenza spiacevole. E poi da due anni abbiamo anche un'altra sede, che è la sede della palestra di Cucurano, della oh. nuova scuola di Cucurano, e qui devo, beh, devo ringraziare l'assessore Brunori che ci ha concesso questa che ha diciamo, deliberato in giunta la, la, quest, locale, questa, la concessione di questo locale questo locale per il e anche se comunque mh, ci si è fermata lì la cosa perché poi l'abbiamo dovuta allestire noi, insomma. Insomma, però, però vabbè già è stato... Tanto il posto ce l'abbiamo. Ecco, ecco. Qual è la risposta da parte di questi ragazzi, da questi, questi millennial alle al vostre sollecitazioni? Quanti ragazzi e quante ragazze avete? Eh, abbiamo una, una cinquantina di iscritti, adesso eh. abbiamo intrapreso dei contatti con eh, un'altra società, di Fano che fa capo ad Antonello Pistoia che è un, un giovane allenatore molto dinamico e che sta portando il suo gruppo da noi, quindi ovviamente gli iscritti sono aumentati e abbiamo dei, dei buoni, delle buone prospettive insomma, di, di crescita. Ecco. E... A livello agonistico c'è qualche risultato recente? A livello da agonistico segnalare? sì, abbiamo, siamo, abbiamo partecipato ai campionati italiani under 15 con Pierpaolo Pinca che è arrivato, mi sembra un dicesimo. Eh, buona prestazione, è stato molto bravo, ha avuto un po' di sfortuna no? in, in, eh, o perlomeno con qualche errore, eh, però insomma siamo soddisfatti perché era, i campionati italiani sono sempre il top della, della, di quello che si può fare, no? che può fare un agonista. Poi c'è Luca Fornasiero che eh, ha due anni in meno e ha, ha vinto anche ultimamente dei tornei molto importanti. E lui è under 13, quindi ancora più piccolino, ecco, questi sono eh, gli ulti, i due di, di punta, ma sotto di loro ci sono tanti altri ragazzi ugualmente validi, che comunque si allenano insieme e sostengono tutti, e quindi c'è un bel gruppetto. Ecco, è passato un po' di tempo da quando eravate ragazzi voi, sì. e questi sono ragazzi molto diversi, c'è qualche difficoltà in più da affrontare, sì, da gestire? Sì, cambia molto lo spirito di sacrificio e di allenamento perché oggi come oggi purtroppo se si vuole fare agonismo a certi livelli eh, richiede un allenamento abbastanza impegnativo. Bisogna allenarsi tutti i giorni, anche due volte al giorno. Bisogna fare peso bisogna, se si vuole arrivare a certi livelli. Purtroppo i ragazzi oggi hanno tanti impegni, hanno tanti problemi. Le famiglie. Non tante distrazioni. Tante distrazioni: non tutte le famiglie sono disponibili ad, ad accompagnare, a fare, quindi, non sostengono anche i ragazzi perché i ragazzi hanno molto bisogno di, di sostegno. Ma purtroppo ognuno ha i problemi in casa, hanno tutti i problemi e quindi viene fuori un allievo, una, un campione ogni tanto, però ecco, è difficile molto, le difficoltà sono tante, perché già quanto dici, ci alleniamo una volta in più, già oddio, se facciamo una io. cosa in più, oddio, già destabilizza tutta la giornata, perché sono già tutti i piani pronti, dopo lo studio, logicamente, quello c'è perché c'è, e quindi ecco tirare fuori i campioni non è facile, però non è detto che non ci si riesca. Ecco. Anche tutte so, le distrazioni sì. che vabbè, i ragazzi hanno adesso, tipo ovviamente le, le, la rete, i telefonini, eccetera, eccetera. Ai nostri tempi magari la palestra era il punto d'incontro. Eh, io mi ricordo, non vedevo l'ora di, di, di finire i compiti e andare in palestra perché c'erano gli amici, facevamo, socializzavamo. Adesso questo ovviamente. I ragazzi moderni ovviamente socializzano magari in rete, no? Con, in altro modo, Questo sono ovviamente dei, 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 dei metodi di distrazione per le attività sportive o comunque attività come la nostra, però ovviamente questa, la socializzazione c'è ed è molto importante anche nei ragazzi, noi, noi ci puntiamo molto. Insomma, ecco. Avete aperto recentemente un altro fronte, quello dell'autodifesa, sì. che sì. specie di questi periodi... In cui purtroppo si deve parlare quasi quotidianamente di violenza sì. contro di le donne e di estrema attualità. Come vi è venuta questa idea e come la allora, state in qualche è modo? Un progetto, è un progetto della federazione. La federazione ha sviluppato ormai sono diversi anni un progetto di, di autodifesa che si chiama MGA, Metodo Globale di Autodifesa che adesso si sta anche un pochino trasformando, perché eh, si fa presto, si parla di autodifesa, pugni, calci, niente di tutto questo. Più che altro è una messa in sicurezza, è una messa in sicurezza, cioè insegnare alle, alle persone, uomini, donne che siano, bambine, bambini, a mettersi in sicurezza. Quindi uscire da determinate prese, da determinate cose, difesa da pugni, da attacchi in generale, e, e niente, e mettersi in sicurezza. Mettersi in sicurezza tanto che eh, la regione Umbria, l'ultimo corso che abbiamo fatto, sta valutando proprio come sicurezza sul lavoro per quanto riguarda medici, per quanto riguarda infermieri, tutto l'ambito ospedaliero, per quanto riguarda l'ambito personale. Personale che è spesso vittima di aggressione. Esatto, personale vittima di aggressione e stanno pensando proprio come un metodo di sicurezza per la sicurezza sul lavoro. E avete registrato una sensibilità crescente sì, su questo? Sì, la sensibilità c'è, è un. Eh, ma, perché adesso purtroppo gli eventi sono quelli che sono, quindi è, un, è molto sensibile come tema, come argomento, e quindi tutti vorrebbero venire, tutti vorrebbero fare, ma tutti hanno paura, cioè non è che si viene lì, si rischia di farsi male o si prendono pugni, calci, cose Ecco, botte, forse è il caso di insistere poi, su questo messaggio. Esatto, non si tratta non si di controaggredire, contro ma di no, difendersi. di difendersi. Perché noi non è che dobbiamo andare in guerra, non è che dobbiamo andare a giro a, a minacciare e a picchiare la gente. Noi ci dobbiamo mettere in sicurezza, ci dobbiamo difendersi da qualsiasi situazione. E, e questa, questo, questo metodo insegna proprio questo. Noi ci applichiamo... Eh, molte tecniche di judo anche, perché eh, il judo insomma, per quanto riguarda si addice molto anche alla difesa, e in più abbiamo tutte le tecniche di, di, di difesa che ci propone il, la Federazione. La cioè. gente impara velocemente? Sì. Non è, allora, in dieci lezioni non si fa niente. Prima di tutto, devi essere un po' allenato, perché se uno ti attacca e devi sopportare un combattimento, devi essere allenato perché se no vai subito in affanno. Seconda cosa, devi sapere eh, le tecniche da, da fare e una volta che hai imparato le tecniche, hai imparato a cadere, dopo devi sempre lavorarci sopra. Non puoi pensare 10 lezioni, sì, ho imparato, Mi basta, sono No. Non è che vai lì e dici, come non so, altre arti che, non so, tac, rompono l'osso del collo, rompono il braccio, pugni, dai il pugno con il dito eh no. perché la nocche devi far male, dita negli occhi, né? no. Non è questa la ricordo. difesa, non è questa giudo sport povero. Vogliamo approfittare dell'occasione <ride> per lanciare un appello <ride> per essere un po' meno poveri, Vincucci. Ma eh, prima di tutto, all'utenza che venga a provare e ci sostenga no, durante i corsi perché i nostri, i nostri primi troiti ovviamente, sono le quote che ci, che ci danno gli atleti. E ovviamente eh, speriamo sempre in qualche sponsor, ma eh, è un po' difficile per, per la nostra visibilità perché, ovviamente, è, è, no, si parla poco di judo, quindi, ovviamente ci si interessa poco. Anche però, va bene. Mai dire siamo, mai. Esatto, noi siamo comunque, eh, ci, accontia, ci accontentiamo di poco e, comunque, no, anche un piccolo sponsor che ci voglia su, sostenere sia ben accetto. Grazie ad Andrea Mencucci, presidente del Judo Club Fano, grazie grazie. grazie a, grazie a Attilio grazie Macalucci, voi. dirigente ed di istruttore, grazie, grazie, grazie come a sempre a voi per averci seguito, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, ma in questo caso a mercoledì sera.